Salve, salve a tutti, io sono Frizzi, nuovo sindaco di Tenno, nelle elezioni del 10 maggio di quest'anno. Siamo ritornati in politica dopo una decina d'anni e abbiamo creato questo nuovo gruppo, soprattutto per il fatto che se dobbiamo essere sinceri, fare un passo indietro, ritornare a quei giorni, io non potevo, ma proprio per una questione di principio, pensare di lasciare Tenno con una lista unica, anche nei confronti delle persone, perché soprattutto da quando c'è la democrazia bisogna essere obiettivi. Una delle cose fondamentali nella vita, visto che la libertà è stata ottenuta anche col sacrificio di persone, è la libertà di scegliere. Penso che sia stato quello l'input che mi ha fatto scoccare la scintilla, e non me lo sarei mai perdonato di aver lasciato Tenno con una lista unica. Ecco, poi non voglio soffermarmi sul gruppo che mi contrastava, semplicemente ci abbiamo messo la faccia. E poi la gente ha potuto scegliere, e in questa scelta sono uscito io, e ci siamo imboccati le maniche. E con questo nuovo gruppo, perché il mio obiettivo principale soprattutto è di creare gli amministratori del futuro, anche perché onestamente dobbiamo dircelo, il futuro non posso essere io, che se ho la fortuna di vivere con questi 5 anni. Arrivano 15 anni di amministrazione nel pubblico, figuratevi, era uno di quelli che diceva, ahimè, 5 anni e poi grazie, arrivederci a tutti. Dunque, partiamo appunto da lì. Io, sindaco, sì, ci sono, questo è un ruolo importante nella mia comunità, però io voglio essere onesto con me stesso. Infatti, tutt'oggi, per questa intervista si poteva prepararsi questo, l'altro, ma ho preferito, visto che anche la prima di questi 6-7 mesi passati alla guida del comune con il mio gruppo, fare una piccola distinzione. Allora, è anche priva di ipocrisia. Certo, non dovevo essere io il sindaco. Il sindaco, come l'ho detto il primo giorno, e io non mai mi dimenticherò da dove siamo partiti, con delle difficoltà, una campagna elettorale molto cruda e forte, con dei grandi colpi bassi da entrambe le parti, e anche perché purtroppo un gruppo è stato sostanzialmente diviso a metà, anche perché parte dei programmi ci accomunano, e poi siamo realisti. Il collega vice sindaco Giuliano, quando io ho detto alla stampa proprio le prime dichiarazioni, non le dimenticherò, per capire da dove si parte e dove si vuole arrivare, un ragazzo che da solo prende 250 voti, non dimentichiamo, tanto per fare un riferimento, 5 pullman di preferenze. Questo nel messaggio è arrivato, penso, molto chiaro: chi doveva essere a fare il sindaco, anche per capacità, perché veniva dall'amministrazione precedente. E comunque bisogna essere anche nella vita, io nel mio piccolo, realista. Io non posso definirmi un politico, sarebbe prendersi in giro. Io mi definirei più, e non per sminuire la figura del sindaco che ha anni e anni di storia dal dopodemocrazia, però io mi definirei più un custode. Ma un custode in che senso? Nel senso che conoscendo i miei limiti e sapendo cosa posso dare a questa comunità, il mio obiettivo è quello di creare un gruppo di lavoro. Io ho dovuto proprio puntare su un gruppo, tant'è vero che abbiamo modificato lo statuto per arrivare ai famosi 4 assessori più il sindaco, ovviamente al pari stipendio dei tre. E per dirvi cosa? Per dirvi che siamo riusciti a quello che avevamo a grandi linee accennato in campagna elettorale, anche se io non dimentico serata, non ho promesso nulla a nessuno. Però il fatto delle fognature che sono già andate in appalto, abbiamo la provincia sul fondo di riserva, veramente ci è stata veramente grata, ha capito la gravità della situazione e ci ha dato anche l'acquedotto, in più, intorno ai 300.000 euro. In più abbiamo anche avuto questa problematica di questo smottamento in zona Resina, diciamo sopra la strada, la statale dei laghi che porta in Ballino. E anche lì la provincia, la sua emergenza, veramente ci ha dato una grande mano sostanziosa, perché anche lì si parla di 200, 220 mila euro di intervento, dunque per mettere in sicurezza quell'area. Poi noi come gruppo, e ce l'avevamo detto anche in campagna elettorale,
ma comunque vedo che anche gli altri stanno facendo, dobbiamo puntare sulle energie rinnovabili. Le energie rinnovabili, noi stiamo puntando a questa centralina, speriamo nei prossimi anni di dare gambe a questo progetto che è partito ancora con l'amministrazione Merocchi, portato avanti dall'amministrazione Renia, e noi siamo arrivati, grazie all'aiuto di tutti, della provincia, ma soprattutto delle forze con gli uffici tecnici, con l'ufficio tecnico comunale, stiamo seguendo e probabilmente speriamo di poter arrivare e dar gambe a questo. Questo per noi sarebbe un grandissimo successo. La centralina, perché? Perché la centralina io la vedo non come una cosa politica o una promessa elettorale, la centralina è una cosa che va nella mia filosofia. La mia filosofia di amministrare è ragionare noi, non io. Perché ragionando io, prima o poi, quando esce, la storia di Tino ha insegnato, chi ha voluto fare questo, gli elettori quando hanno avuto la possibilità sono stati chiarissimi. Amministrare una comunità è come amministrare una famiglia. E poi soprattutto in questo momento storico, perché questo momento storico, non dimentichiamocelo, la parola crisi è generica perché ti indica una situazione, ma è veramente una crisi. Ma abbiamo una crisi di identità, non sappiamo dove stiamo andando. Dobbiamo dircelo in faccia seriamente, perché qui stiamo facendo scelte, scelte veramente che lasciano poche speranze. Da un giorno all'altro arrivano comunicazioni sull'avanzo di bilancio, sulla sanità. Da un giorno all'altro comunicazioni che dopo dobbiamo recepire. Entro la fine dell'anno eravamo una l'11 novembre, l'altra il 24 di novembre. Ecco, spero che si possa arrivare a riportare un po' di serenità, di giudizio da parte di tutti. E soprattutto avere la possibilità di poter fare dei ragionamenti a mente fredda e soprattutto tutti assieme. Dunque penso sia venuto il momento che al di là delle appartenenze dei partiti politici, io parlo per noi sindaci dell'Alto Garda in sette più la presenza del Presidente della Comunità di Valle Malfer, di essere veramente sulle problematiche questa volta uniti, perché non come in questa volta l'unione farà la forza. Io non mi dilungherei altro. L'unica cosa che posso fare è gli auguri a tutti i miei concittadini dell'Alto Garda, perché così mi piace definirlo, e speriamo insomma di raggiungere degli obiettivi che ci siamo preposti, e un augurio di un buon anno, di fine anno e di buon anno a tutti. Grazie mille e un saluto. Ciao.